Buongiorno a tutti, siamo in seduta di prosecuzione, quindi con un buon rilascio. Faccio l'appello, io non vi conosco, quindi gentilmente salziamo la mano. Lopipero Claudia. Assente. Giacchino Antonio. Presente. Manda Salvatrice. Assente. Valletta Michele. Dandazzo Fortunato. Presente. Paletta Antonio. Scozzero Cavolo. Scozzero Vincenzo. Assente. Andinolo Diego. Assente. Pera Francesco. Assente. Monacotta Benedetto. Assente. Morreale Michele. Assente. Corsaro Rocco. Assente. Vitellaro Paolino. Assente. Saia Salvatore. Presente. La seduta è il padre. Presenti? Sì. Prima di iniziare volevo leggere una nota che ci è stata comunicata ieri al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale. La leggo ed è messa comunque. Poi iniziamo a trattare il punto all'ordine del giorno. E allora, oggetto Consiglio Comunale del 27 febbraio 2014. In relazione alla convocazione del Consiglio Comunale prevista per la giornata di giovedì 27 febbraio 2014, sessione straordinaria, la Giunta e i consiglieri del gruppo Liberi per Campofranco fanno presente che la convocazione del funzionamento del Consiglio Comunale, delibera numero 50 e 36-95, prevede l'articolo 6,2. Che se la convocazione di sessione straordinaria avviene su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni relative. A tal fine i richiedenti allegano a distanza il testo degli oggetti della proposta da discutere. Inoltre l'articolo 7,1 recita: la convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente del Consiglio a mezzo avviso iscritti a domicilio eletto nel comune alla dimora di consigliere, 5 giorni liberi prima di quello stabilito per la sessione ordinaria, straordinaria almeno 24 ore prima della seduta per la convocazione di urgenza. Lo statuto del comune di Campofranco approvato con deliberazione della giunta municipale numero 111 del 15/11/2011, articolo 9,9 recita: le riunioni straordinarie hanno luogo per la determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco oppure su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali per discutere su argomenti di ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del Consiglio. Comunque, previa proposta di deliberazione da sottoporre preventivamente agli uffici comunali competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri tecnici. Tenendo conto dello statuto comunale e del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, a parere degli iscriventi non si sono osservate le eventuali disposizioni degli stessi enunciati in relazione alla proposta da discutere, ai tempi e alla modalità di convocazione. A parte di non ravvisare nel documento presentato gli estremi di legge per la convocazione in tempi urgenti, data presentazione richiesta il 25 febbraio 2014, data invito convocazione il 25 febbraio 2014, data convocazione Consiglio Comunale il 27 febbraio 2014, non si ritiene che detto scritto possa essere assimilato ad una proposta di deliberazione da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale. Si vuole ricordare che l'ex assessore Saia ha già comunicato con il suo precedente nota le ragioni delle proprie dimissioni in Consiglio Comunale, rinvenibili nella deliberazione consigliare numero 3 del 23 aprile 2013. L'attuale richiesta del consigliere Saia circa il relazionare la propria attività di ex assessore nella nuova veste di consigliere comunale non è pertinente con l'attuale carica di governo. Inoltre, l'urgenza può essere giustificata da un interesse collettivo e non certo da esigenze di carattere personale di un singolo consigliere comunale. Pertanto si chiede al Presidente del Consiglio di revocare immediatamente la convocazione del Consiglio Comunale previsto dalla data odierna, alla luce anche del fatto che non vi sono termini perentori o scadenze che riguardano l'attività del Consiglio Comunale, nonché eventi straordinari da giustificare l'odierna convocazione nei termini di urgenza. Si confida inoltre nel futuro di attenzionare che le convocazioni di Consiglio Comunale siano fatte nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti del Comune, anche al fine di scongiurare eventuali danni erariali derivati da un'errata convocazione dell'Assemblea Consiliare. Questa è la nota che è stata protocollata ieri ed è agli atti. Ma Presidente, sì. Posso? Prego, ma allora, sicuramente lei avrà letto
che c'è scritto alla comunicazione, anche perché già l'ho detto, no? Intanto vogliamo sapere chi è il mittente, perché non si sono presentati, qualsiasi persona può aggiungere il consigliere del gruppo libero del campo franco. Aggiunta i consiglieri del gruppo libero del campo franco, questo lo sappiamo perché sono sottofirmati, giusto? E premesso che dobbiamo fare una distinzione tra consigliere comunale e quello a cui deve arrivare la comunicazione che è arrivata, e ora vado a spiegare che io sono stato uno di quelli che firmatari per la richiesta del consiglio comunale. Premesso che dobbiamo fare un distinguo tra consiglio comunale e giunta, e posso capire che i consiglieri comunali sempre, secondo me, ovviamente si possono rifiutare, però per un confronto politico, che è quello che abbiamo chiesto, secondo me la giunta doveva essere presente, la vedo come un altro ponte. Allora, il regolamento del consiglio comunale parla chiaro, praticamente si possono convocare sedute del consiglio comunale per discussioni politiche. Il consigliere Saia, ex assessore Saia, ha dichiarato che vuole fare delle comunicazioni, vuole sapere il lavoro che ha svolto nell'anno in cui la comune della giunta, che punto è, poi deve fare delle comunicazioni direttamente al consiglio comunale. E il regolamento parla ancora chiaro, entro 20 giorni, ma non c'è un tempo minimo per cui può essere convocato il consiglio. E siccome il consigliere Saia ci ha riferito che parte e non sa quando ritorna, secondo noi questo qui già dà i tempi per farlo in maniera è straordinario. Oltretutto voglio ricordare che la nostra richiesta di consiglio comunale con straordinarietà è stata già fatta, è stato, però abbiamo avuto problematiche con il nostro segretario comunale in quanto assente, e ci ha consigliato di attenerci a quell'articolo del Consiglio Comunale. Comunque, per quanto riguarda le assenze della Giunta, la vedo come qualcosa di fatto apposta per il Consiglio Comunale, e ci si richiede la massima collaborazione, e quando noi chiediamo un confronto politico, guardate bene, il confronto politico non si fa al bar tra i tavolini mentre ti giochiamo a carte, o nelle piazze, o anche con comizi, perché quando si parla di confronto politico ci deve essere sempre un contraddittorio. E il luogo deputato per un confronto politico tra il consiglio comunale e cioè i consiglieri tutti, e la giunta è sempre, solo ed esclusivamente il consiglio comunale. E per quello penso che è stato sbagliato anche nei nostri confronti che il sindaco o chi per lui o il delegato del sindaco non è venuto. E qui oggi si doveva parlare, si deve parlare, oggi alle comunicazioni di Saia e di cose che interessano veramente tutta la cittadinanza. E io questo è sicuramente il consigliere Giacchino che farà, di spiegare come si sta muovendo il gruppo di maggioranza per la situazione della bollettazione Tarso, e soprattutto quella inerente al 2008 e gli anni successivi. Abbiamo fatto le nostre richieste, finora disattese, speravamo che qui qualche componente della giunta ci desse una risposta ufficiale. Naturalmente sapete bene che ed è stato dichiarato in consiglio comunale che è stato l'artefice dell'aumento così sproporzionato della Tarso, ma dovete sapere bene pure chi è che sarà l'artefice di tutto quello che a noi ci viene riversato contro per quanto riguarda i controlli che sono stati fatti dal 2008 in poi.
Avrei voluto ringraziare veramente la Giunta se era disponibile a un confronto politico e qui i pochi cittadini presenti potranno testimoniare che non è una città mancanza e spero che con Steve, con le televisioni via web anche tutti gli altri cittadini potranno capire come la situazione a Campovano. Sì. Ricordo che ogni consigliere può intervenire ha solo 10 minuti di tempo per... Non viene. Adesso darei la parola alla consigliere Saia per esprimere anche lei, consigliere, ha 10 minuti di tempo. Però sono stato subito in modo possibile. Grazie per avermi concesso la convocazione di questo consiglio con tanta urgenza. Ringrazio tutti voi e ringrazio anche il sindaco, la giunta e il consigliere di minoranza che si sono presentati. Questo si sente qua. Bene. Ok. Con tanta urgenza, il tutto è derivato dalla necessità di dovermi allontanare da Campovano per un periodo che non posso stabilire, quindi per diverso tempo, e con probabile bisogno, conseguentemente, di dovermi dimettere dalla carica di consigliere, con mio grande dispiacere. Ma prima di tutto ciò mi è sembrato doveroso riunire i rappresentanti del popolo, perché noi rappresentiamo tutte quelle persone che ci hanno dato un voto, no? Per chiedere scusa per gli eventuali errori commessi. Il primo errore, sicuramente quello di aver contribuito a far eleggere sindaco questo nostro sconosciuto cittadino. Oggi, di fatto, il primo cittadino. Io ho agito in buona fede, fidandomi, così come si sono fidati tutti i campofranchesi, ai quali chiedo umilmente scusa. Sono stato assessore all'ambiente per 9 mesi e mi sono adoperato per il paese a 360 gradi e la gente lo sa, tutti quelli che mi conoscono, anche quelli che non mi conoscono, hanno avuto modo di conoscermi in quel momento. Sono riuscito a far autorizzare l'isola ecologica per incentivare la raccolta differenziata e avrei fatto molto altro, ma non mi è stato concesso. Ora, dopo un anno che mi sono dimesso, io chiedo: che fine ha fatto l'isola? Che ne è stato della raccolta differenziata? Che ne è stato del traffico cittadino, del decoro urbano, della tanto decantata cura per il randagismo? E potrei continuare fino a stasera. Io chiedo soltanto poi se avete notato in questi 21 mesi dei miglioramenti, delle migliorie. Io non ho notato niente, il nulla più totale, tutto fermo, tutto assente. In compenso però si tassano i cittadini senza riserve, quello lo sappiamo bene bene. Ma quale interesse ha il sindaco per il paese? Nessuno. Niente, e lo ha dimostrato alla grande. Avete notizia del fatto che egli sia stato capace di far entrare nelle tasse comunali un solo euro che non provenisse da tasse imposte? Io. Credete che sia in grado di recarsi nella sede della regione siciliana per chiedere un qualsiasi contributo per il paese? Ne dubito. Questo non so nemmeno dov'è la regione siciliana, dove sia. Dov'è? Lo sono gli uffici. È troppo impegnato a svendere i tetti delle scuole di testelli, che si chiamano CEF,
dopo aver rifiutato un contributo di 150.000 euro che veniva offerto su un piatto d'argento senza chiedere nulla in cambio, è troppo impegnato alla ricerca di leggi regionali che gli consentano di correggere lo statuto nell'articolo 20,2, solo ed esclusivamente un articolo, l'articolo 20,2, che recita la sfiducia al sindaco. Perché? Teme forse di essere sfiduciato? Cosa lo porta ad avere questo timore? Pensa che si possa arrivare a tanto? Ebbene sì, io vi dico di sì, a questa è la sua paura. Pensa che si può arrivare a tutto ciò. Volete sapere del motivo? Perché è in malafede, e lo sa. Sa esattamente che lo sto operando bene e che non intendo di ricoprire il ruolo istituzionale che Campofranco gli ha affidato, quello del primo cittadino, ma vuole ad ogni costo continuare a occupare quella poltrona troppo grande per lui, perché quando si assiste sparisce, e gli consente di usufruire dell'indennità di carica, soldi, solo soldi. Teme di essere sfiduciato perché si è reso conto che i cittadini sanno che non ha alcun interesse per il paese, e hanno capito che il suo è un interesse solo ed esclusivamente personale. È da queste motivazioni che nasce in lui la paura di una possibile sfiducia da parte nostra, dalla sua malafede. Perché essere sfiduciato vuol dire dover rinunciare alla tanto amata poltrona e a tutto quello che c'è sotto, chi vuole intendere intenda, vuol dire rinunciare alla tanto desiderata indennità di carica. Se poi per avere tutto questo non si fa niente, poco importa. L'essenziale è restare in carica per i prossimi 3 anni e chi vivrà vedrà poi i prossimi, come si dice, da una secondo le pelate. E io vi chiedo e vi propongo, in ogni caso, sfiduciate. Avete tutto il mio appoggio e la mia collaborazione. Appena sono trascorsi i 24 mesi che lo statuto comunale prevede, proponete la fiducia e fatelo vergognare. Resterà nella storia di Campofranco come il primo sindaco ad essere stato sfiduciato, oltre ad essere stato inetto, inutile e insignificante, perché questo è. Io non sarei mai voluto giungere a tanto, ma ora, dopo gli ultimi avvenimenti, mi ero costretto a informare la cittadinanza e vi propongo ancora una volta la sfiducia. Volete sapere perché? Ve lo dico subito. E qui chiedo la vostra attenzione. Carissimi cittadini, che ve ne fate voi di uno che dopo 2 mesi da essere stato incaricato sindaco è venuto da me, assessore, e mi ha detto, cito testualmente, queste sono le sue parole: ora a m'avvedere che a m'affare. E io, che a m'affare? L'ante si mangiarono tutte cose, l'ante niente a m'affare. Anche io, chiaramente, mi sono inalberato, perché quando loro sono venuti a casa mia a chiedermi di mettermi in lista, io una sola domanda ho fatto: avete intenzione di essere persone corrette e pulite o da fare scrivere? No, per carità. E allora io gli dissi di sì e mi sono messo in gioco, mettendoci la faccia. Dopo 53 anni che avevo raccolto di buona reputazione, non intendevo perderla per questi 4 cafoni. Da quel giorno in poi tutto quello che io ho proposto come assessore è stato sempre rifiutato. Non mi ha accordato neanche una striscia per un anno, niente, sempre no, a morire sempre no. Ora, vi rendete conto? Vi rivolgo ai cittadini, prendete atto di quello che sto dicendo in questa sede, e se posso vi anticipo che sto dicendo solo il vero, non avrei altro interesse, e sono disposto a giurarlo sulla Bibbia, sulla toga di mio padre e anche davanti a un giudice qualsiasi, non ha nessuna importanza, io sono pronto. Il bugiardo è lui, falso e di dubbia integrità morale e civile. Un gesto solo potrebbe essere accettato adesso da parte del sindaco, quella è dimissione. Dare al paese la possibilità di essere governato
da una persona più capace e mettersi da parte, togliersi dai coglioni, perché non è in grado. Mi scuso, Presidente, resta qua, mi scuso. Così, da non essere ricordato come il primo cittadino di Capofranco ad essere stato sfruttato, non come per voi. Se gli è rimasto un briciolo di onestà, cosa di cui dubito fortemente, che si dimetta e si scusi con il paese per gli errori commessi. Vi ringrazio per la vostra pazienza, io ho concluso. Vuole negare questo documento? Vale, o... Consigliere Sani, dica. Posso? Sì. Posso spiegare questa situazione di questi fondi che sono stati rifiutati? Cioè, prima lei citava la somma di 150.000 euro. Sì, sì, un altro ricordo. A cosa ci si riferisce, se posso essere... Prima lei citava una somma di 150.000 euro che sono state rifiutate dal nostro sindaco. Riguardanti le cose. I 150.000 euro erano stati offerti dall'allora dirigente scolastico, Carolina, in via ufficiale naturalmente, è venuta al comune, ha fatto la sua proposta, chiedeva se il comune era disposto ad accettare un contributo di 150.000 euro per poter fare dei lavori di ristrutturazione nella scuola media Luigi Pirandello. Si sarebbe potuto utilizzare questo denaro per pannelli fotovoltaici, per ristrutturare alcune aule e per altre cose, tutto quello che potevamo fare con 150.000 euro. Non hanno voluto accettare questi soldi perché con molta probabilità si erano già messi d'accordo con questa ditta esterna che poi avrebbe di fatto messo su i pannelli solari sulla scuola, sul tetto della scuola media. Hanno deliberato il tutto in mia assenza e a mia insaputa. Io non sono neanche stato chiamato in causa per vedere cosa ne pensassi, perché loro sapevano esattamente quale sarebbe stata la mia risposta, dato che io ero favorevole al contributo che la signora Traini avrebbe donato al comune di Campona o alla scuola Pirandello, meglio per essere più esatti. Tutto questo è stato fatto a mia insaputa e il vice sindaco, che si è interessato del tutto, è riuscito a camuffare la cosa fin quando poi io l'ho scoperto e c'è stata una brutta discussione tra di noi perché non ho trovato corretto questo loro modus operandi. Perché hanno rifiutato? Io questo non lo so. Perché hanno voluto far sì che il CERV venisse qui a mettere su un impianto fotovoltaico, adesso non ricordo di quanti metri e di quanti kilowatt per la potenza che poteva produrre di energia elettrica, di fatto però prendendosi dei profitti, perché il CERV di Verona non viene qui a mettere un impianto fotovoltaico gratis, o no? Mentre noi avremmo potuto farlo benissimo con i fondi che la professoressa Tempi ci dava come amministrazione. Questo non è stato voluto, si vede che c'erano degli interessi personali che per poter fare il tutto. Grazie. Prego. Se non ci sono altri interventi. Veramente mi dispiace che in questo consiglio comunale sia assente consigliere, perché effettivamente dipendentemente dalla convocazione fatta dal consigliere Italia, sarebbe stato un modo corretto di affrontare una tematica importante e merito al problema che effettivamente i cittadini si ritrovano oggi, il problema di questi avvisi di accertamento in materia
tasso, è che effettivamente abbiamo invitato, abbiamo discusso pure con il ragioniere, con la segretaria, di adeguare il nostro regolamento per la definizione agevolata delle liti. Giusto le osservazioni che portano innanzitutto a dire che c'è una sentenza della Cassazione che vieta che debbano essere effettuati dei condoni fiscali, però una forma alternativa o in una risposta, non come consiglio, lo dovremmo dare ai cittadini, in particolar modo perché molti a Campofranco, come il ministro e giunta e all'attuale consiglio comunale, addivano a questo consiglio, quindi a questa attuale amministrazione, tutte le responsabilità di quello che sta succedendo in materia di tasso. Quindi noi dovremmo almeno cercare di difenderci e dimostrare le cose come stanno, perché c'è qualcuno che dice che effettivamente ci sono persone luminari, illuminari, come li ha definiti, che non sanno risolvere il problema. A stanza di più ci diciamo che il problema della verifica dei dati non è una competenza che compete al consigliere comunale, è una competenza dell'ufficio preposto, quindi in questo caso o dell'ufficio tecnico o eventualmente delle società incaricate. Quindi questa società incaricata effettivamente non è mai stata presente a verificare i dati, quindi può dare un dato qualsiasi che è assoluto, potrebbe essere ulteriormente inficiato. Quindi io, al fine di evitare di dire ai cittadini immediatamente pagate o meglio non pagate, volevo un confronto con i consiglieri per vedere se effettivamente come si è operato in altri comuni, parlo di delibere e di proposte che hanno portato prima a regolamentare il problema. Infatti secondo me oggi l'argomentazione dovrebbe essere questa, regolamentare le definizioni agevolate del tipo di locale per poter vedere come muoverci, anche facendo delle interpellanze o delle eventuali richieste, perché non penso che non ci potrà essere una soluzione, il cittadino debba obbligatoriamente pagare la somma che doveva più l'interesse delle sanzioni. Mi dispiace che non ci sia né la segretaria, né l'assessore al bilancio, oppure l'eventuale ragioniere, perché volevo capire dopo gli stanziamenti che erano stati fatti di queste somme relativamente alle evasioni tributarie negli anni 2008, 2009, 2010 fino ad arrivare al 2011, per vedere a quanto ammonta questo eventuale danno erariale e quindi eventualmente con il consiglio accordarci l'eventuale responsabilità per un controllo della forza dei costi, ci porta ad essere chiamati a risarcire il danno che abbiamo cagionato, però avere dei numeri con la mano. Questo mi interpende, mi dispiace perché effettivamente come consiglio dovevamo prendere visione di quello che hanno fatto altri consigli comunali e attivarci per cercare di risolvere una volta per tutto questo problema. Anzi, vorrei approfittare per chiedere al segretario se effettivamente una regolamentazione all'interno del consiglio comunale delle liti fiscali pendenti per i tributi locali è possibile farlo oppure no. E anticipo che sono a conoscenza che la sentenza, la 12.379, lo vede espressamente e va a condannare per danno erariale. Però quando è definito il danno erariale? Quando noi in bilancio abbiamo una somma ben definita. Se io non ho previsto niente in bilancio, cosa succede? Come lei ha correttamente detto, non è consentito alle amministrazioni comunali di procedere ad approvare provvedimenti di condono di diritti fiscali, in quanto la normativa che prevede la regolamentazione e la possibilità di approvare condoni riguarda i tributi sino al 31 dicembre 2002, quindi dal 1 gennaio 2003 non è consentito, e la sentenza che lei ha citato lo dice chiaramente, non è consentito procedere ad alcun condono. Aggiungo inoltre che le sezioni riunite della Corte dei Conti della Regione Siciliana, a cui siamo chiamati a rispondere come comuni siciliani, si è pronunziata con un'altra deliberazione, non so se lei sì, ne ha conoscenza, dove ulteriormente evidenzia la responsabilità e il danno erariale in capo agli amministratori e agli uffici che procedono a condonare i tributi locali. Vero è
che il Ministero dell'Interno e prima ancora il Ministero dell'Economia e delle Finanze si era pronunziato circa l'applicabilità dei condoni, ma a fronte di un contrasto tra gli organi dello Stato, la Corte dei Conti stessa ha detto che gli uffici non sono tenuti ad applicare circolari amministrative che non hanno alcuna funzione normativa cogente, ma devono applicare esclusivamente le decisioni della Corte dei Conti, che adesso sono diventati, con la sentenza della Corte di Cassazione che lei citava, principio di diritto. Quindi in materia di condoni dei tributi locali mi sento, a mio avviso, di escludere la possibilità per qualunque comune, salvo poi farlo dichiarare legittimo, di condonare i tributi successivi al 1 gennaio 2003. Infatti la materia che volevo che effettivamente il consiglio potesse darmi non è quella di condonare, perché condonare significa eliminare totalmente, e questa è una sentenza in maniera analitica, non attraverso una prova, uno individuo e coglie che effettivamente la problematica è legata agli interessi, non alle sanzioni. Infatti il problema che io vorrei affrontare con l'intero consiglio è quello che riguarda la sanzione, non l'interesse. L'interesse è dovuto e giustamente deve essere pagato, però andare a agevolare il contribuente, perché stiamo parlando di avvisi di accertamento emessi dall'ente che ancora non sono divenuti definitivi in termini di iscrizione al ruolo, e quindi in questo caso con le dovute costanze, l'agevolazione sotto forma di provvedimento potrebbe essere fatta dal punto di vista fiscale. Se non è partito il controllo definitivo fiscalmente, io mi posso ravvedere per un tributo non pagato pagando gli interessi, e in questo caso le sanzioni non vengono ad essere pagate. Come dire, io oggi mi accorgo di aver dimenticato di effettuare un pagamento, vado a pagare verso una quota di interesse e una quota di sanzione ridotta perché ho effettuato un'autodichiarazione, mi sto autodenunciando. Quindi quello che volevo capire è se effettivamente a fronte delle somme previste in bilancio noi potremmo alla fine. Questo dovrebbe essere fatto a partire dagli anni 2009, dove ancora non sono state messe in crisi accertamento. Sì, ma sia la presa di accertamento, il provvedimento. Esatto, ha capito qual è la problematica. Il 2008 noi abbiamo messo già avvisi di accertamento, quindi questi avvisi di accertamento troveranno nelle casse dello Stato, il ragioniero, l'assessore vi dirà, 100.000 euro. Beh, questi 100.000 euro cosa possiamo fare? Qual era la mia intenzione? Li utilizziamo in un fondo specifico e andiamo a ridurre eventualmente il carico fiscale dei contribuenti nell'anno 2014. Quindi posso pure in questo caso intervenire. Vabbè. Io sì, consigliere Valletta, come si può vedere, si può notare, da subito quando sono arrivate le cartelle noi come gruppo ci siamo messi in moto. Queste richieste le abbiamo fatte anche, anche se non in maniera ufficiale, volevamo farlo oggi perché, torno a ripetere, il loro deputato per le richieste ufficiali è sempre il Consiglio Comunale. E queste richieste noi le abbiamo fatte già a io per il mio posto, le abbiamo fatte al sindaco, all'assessore, perché è anche una questione politica. E che cosa significa una questione politica? E volere fare determinate situazioni. Però io voglio fare un attimino un passo indietro. E qualcuno ha dettato al Consiglio Comunale, ha sottoscritto la richiesta di questi controlli. Voglio premettere che è giusto scovare l'evasione e l'elusione, però voglio spiegare da che cosa è nata la nostra richiesta. Questi controlli non sono iniziati l'altro ieri o l'anno scorso o quando il Consiglio Comunale e la Giunta si è insediata qui a Capofranco. Sono dei controlli che già sono retrodatati a parecchi anni fa. Tanto è vero che questi controlli non sono stati fatti solo a Campofranco, la stessa problematica c'è la Marianopoli, la stessa problematica c'è la Villaggio, la stessa problematica c'è la Valle Lunga.
Perciò io sfido chiunque a pensare che un consigliere comunale di Campofranco può praticamente andare a imporre all'altro comune i vari controlli. Cosa avevamo chiesto noi? Sapendo che c'erano in circolo questi controlli per l'elusione e l'evasione, avevamo chiesto ufficialmente al sindaco, ma soprattutto al ragioniere comunale, che è quello che comunque qua gestisce tutto, e mi rifaccio a una frase che ha detto Totò Saia, abbiamo più che altro un sindaco che un tecnico, non politico, poi pensiamo chi potrebbe essere questo tecnico. Naturalmente il ragioniere, quello che interessa al ragioniere comunale, è quello di far quadrare i bilanci, anzi magari interessa tenersi qualcosina in più, perché ora noi dobbiamo andare a capire in quale capitolo di bilancio andranno a finire questi soldi che i cittadini pagheranno in più, a che cosa serviranno e dove vogliono indirizzarli. Naturalmente penso che noi daremo un indirizzo politico, un indirizzo a questi soldi, sperando di poter aiutare tutta la cittadinanza. Cosa che chiedevamo noi? Noi chiedevamo, visto che già si sapeva che c'erano in giro questi controlli, abbiamo chiesto di poterli quantificare, capire quanti soldi si recuperavano con i controlli di questa evasione, e andare a mettere per diminuire quel famoso 130% che è stato fatto con determina sindacale. Noi chiedevamo, vedete quanti sono questi soldi? Andiamo a vedere, visto che noi abbiamo adottato la tassa e potevamo mettere soldi dal bilancio comunale, chiedevamo a questa azienda che si è occupata di questi controlli quanti soldi devono entrare, 50, 100, 150 mila euro. Andiamo a diminuire la bolletta, andiamo a diminuire la tariffa che è stata messa. Invece questo qui no. Come di fatti, quelle bollette sono arrivate subito dopo l'approvazione del bilancio, se voi cronologicamente allora, il 16 dicembre è stato approvato il bilancio, subito dopo significa il 2, il 3, e sono arrivate le bollette. Allora, con questo che voglio dire, noi ci vogliamo attivare, noi vogliamo lavorare per cercare di diminuire queste tasse. Il consigliere Ciacchino ha detto bene, è giusto andare a pagare la quota capitale, è giusto andare a pagare la tassa, ma non è giusto andare a pagare una sanzione che molto spesso è di gran lunga superiore alla tassa stessa. Per quello noi abbiamo richiesto un consiglio comunale, abbiamo richiesto quello per far sapere ai cittadini la nostra posizione e per chiedere la posizione degli altri, perché non è la prima volta che noi abbiamo una posizione in consiglio e poi ci viene stracciata. E vogliamo vedere quella della tassa stessa e quella dei capiali, che ne avevamo discusso tutti assieme, poi alla fine il documento è stato firmato solo ed esclusivamente dalla maggioranza, però purtroppo non è il consiglio comunale, c'è stato volte ribadito che ha responsabilità economica e lavorativa sul dipendente, è sempre il sindaco. Comunque, purtroppo questo qui non è stato, questa possibilità non ci è stata data, come ben potete, né un componente della giunta né consiglieri di minoranza sono venuti qui a ribadire e magari a confrontarsi con quello che diciamo noi. A me questo è dispiaciuto. Ogni cittadino qui a Campofranco potrà trarre le proprie conclusioni. Consigliere Saia, ci sono. Vorrei poter spendere due parole e spezzare una lancia, perché il consigliere Paletta ha menzionato l'aumento di
siccome io sono uno dei firmatari di questa mio malgrado, non voglio discolparmi, ma ho dovuto accettare, cosa che prima era 150% è successo quel casino, poi con il 130% io ho dovuto accettare e firmare questa delibera che di fatto ha imposto una tassa così esosa a tutta la popolazione. Di contro io avrei voluto incentivare la raccolta differenziata, cosa per la quale mi ero attivato con Giuseppe Canova del Tanissetti, il pubblicitario, e avevamo fatto un piccolo progetto per questa benedetta raccolta differenziata e avevamo fatto un piccolo contratto che avrebbe avuto una durata di 2 mesi, un contratto pilota di 2 mesi per vedere come sarebbero andate le cose, se poi era necessario continuare, si faceva, se no no. E siamo andati dal sindaco per chiedergli l'approvazione di questo inizio lavori di 2 mesi gratis, completamente gratis, nessuna spesa per il nostro comune, nessuna spesa per il nostro paese. Dopo 2 mesi, se le cose fossero andate bene, avremmo continuato chiaramente pagando alcune spese necessarie. Benissimo, signore, il sindaco non ha firmato. Non ha voluto neanche fare una prova gratis per incentivare la raccolta differenziata. E io mi chiedo ancora oggi, dopo tanto tempo, per quale motivo, per quale ragione, visto che io gli avevo proposto una cosa che avrebbe fatto risparmiare a Campofranco una cifra intorno ai 70.000 euro annui per il mancato conferimento in piattaforma. Cioè, anziché 4 tonnellate al giorno, noi potevamo conferire in piattaforma 2 tonnellate e mezza al giorno, e non si è voluto fare, non si è voluto procedere. E ricordo benissimo l'ex sindaco di Sutera, che l'ho incontrato a Campofranco, e mi disse: adesso anche noi ci stiamo attivando. Evidentemente aveva visto che Francesco la cosa poteva essere fattibile, così come l'ha fatto Milena e ha risparmiato soldi. Campofranco no, Campofranco si mettono le tasse, si impongono imposte assurde e non si fa niente per incentivare la raccolta differenziata che porta soldi, o quantomeno di far risparmiare. Voglio attirare l'attenzione di voi concittadini e soprattutto dei consiglieri al fatto che non si sono presentati in quest'aula volutamente, perché era nella loro intenzione quella di far sfumare la cosa, di far fallire il consiglio così che nessuno potesse parlare. Siamo stati forse fortunati aver trovato anche un segretario disponibile, perché se no non sarebbe stato tutto questo. Adesso io vi lascio a queste considerazioni e passo la parola al consigliere Giacchino. Grazie a tutti. Un semplice chiarimento con il segretario, se mi può essere d'aiuto. Andare a regolamentare l'omesso versamento con l'insufficiente versamento in maniera diversa è una cosa lecita o no? Perché effettivamente cosa succede? Noi in quasi tutti i regolamenti leggiamo che omesso versamento o insufficiente versamento vengono equiparati. Secondo me è una cosa ben diversa, perché l'omesso versamento io non ho pagato completamente, sono evasore. Ma chi ha effettivamente pagato, però dichiarando 100 metri quadrati, quando veramente erano 150 metri quadrati, non capisco, capito il problema della sanzione e dell'eventuale raggiro della norma e di quello che viene detto pure nella sentenza, perché la sentenza, visto che stiamo parlando da persone che effettivamente hanno letto quella sentenza, inizialmente ha preso una piega positiva perché ha scritto la prima sentenza che potevano essere parti, e quello che dopo ha riscritto la sentenza successivamente dicendo che effettivamente i condoni non vanno ad essere parti. Però il fatto di regolamentare in maniera analoga l'omesso versamento o l'insufficiente versamento ritengo che per i cittadini sia lesivo di quello che effettivamente dovrebbero pagare, perché significa che io già ho pagato, non sono un evasore. Infatti l'agenzia delle entrate, parlo nella specie, quando presento talune situazioni che effettivamente
ha pagato meno su una dichiarazione, meno su un contributo statale, non è che considera e applica la sanzione al 100%, non viene applicata per noi al 100%. Si dà la possibilità di applicarla in maniera ridotta, solo quando avviene l'iscrizione al ruolo, dopo ci sarà la sanzione del 100%, oltre logicamente a tutte le... Comunque, consigliere Giacchino, questo ritengo che ci allontaniamo da tutto. Sì, non era... Infatti, non era... Siamo a fine del 20 fa. La seduta è sciolta. Perfetto.